Sì. Intanto porto la mia testimonianza come io sia diventata vegetariana, perché a me un viaggio in India ha veramente aperto la visione e il risveglio della consapevolezza. Stando lì in India, un mese nel 94, portandomi appresso pregiudizi, diffidenze, questo mondo, il mondo dell'India, il mondo della saggezza vedica, e osservando anche lì localmente erano vegetariani, quindi per me era impensabile da occidentale diventare vegetariana. Mai e poi mai avrei pensato di rinunciare a salsicce, a prosciutti e compagnia. Ma è bastato veramente, come tutte le cose, deve scattare la molla, come smettere di fumare. Insomma, non si può dire a una persona devi smettere di fumare o devi diventare vegetariana. Lo devi solo sperimentare, o in qualche modo ti deve scattare qualcosa. E a me è scattato proprio qualcosa, quando cominciando a capire un discorso non solo etico, ma proprio un discorso che tutto l'universo ha la stessa coscienza cosmica e anche gli animali, quindi questa cosa che questa ignoranza, fra virgolette, ignoranza proprio tipica del nostro mondo occidentale, oddio. Siamo sul terrazzo, è normale, sì, che poi mi ha fatto prendere consapevolezza intanto questo concetto che anche gli animali potevano avere non solo un'anima, quindi e mangiando quell'animale ucciso praticamente venivo a mangiare qualcosa, cioè un'energia morta, qualcosa di che non era etico. E comunque da lì poi devo dire che sono ben felice di esserlo, perché non nutrendomi più di carne, tra l'altro l'ho notato anche come nella mia salute, nella mia energia, nel mio modo proprio ti dirò, a parte anche la pelle e il ringiovanimento, anche questo non guasta, perché effettivamente devo dire che si ferma un po' il tempo.